In Sicilia ora con un'iniziativa che punta a spingere i cittadini a non emigrare all'estero. Silvia Vaccarezza. Oltre 1 milione di siciliani entro 50 anni abbandonerà l'isola, dati Svimez. Per fronteggiare questa emergenza, un progetto ambizioso del mecenate siciliano Antonio Presti, realizzato in 11 comuni della Valle dell'Etna e dell'Alcantara. Piedimonte Etneo, Randazzo, Lingua Glossa, Castiglione di Sicilia, Gaggi, Francavilla. Per mesi oltre 30.000 abitanti e 3.000 studenti si sono immersi in un processo creativo condiviso per trasformare sguardi, abbracci e momenti del loro vivere quotidiano in installazioni dell'anima che rafforzino in loro stessi il senso della comunità e dell'appartenenza. Più che mai l'arte, attraverso processi artistici, culturali, ecco, deve restituire a queste comunità il senso di appartenenza e quella speranza di non dovercene andare tutti. Installazioni monumentali accompagnate dalle parole del Cantico delle Creature di San Francesco, un abbraccio simbolico, una sorta di grande canto unificante per riscoprire valori di identità e memoria. Per me ha significato tanto essere parte, insieme a tutti i castiglionesi, di questo muro che ci ricorderà sempre, ogni volta che passiamo di qua, che siamo una comunità. Le piccole comunità non sono i luoghi dell'emarginazione, sono i luoghi dell'ascolto, del ringraziamento, sono i luoghi dell'identità, dell'essere bene comune, di essere un popolo. Un messaggio di bellezza e coraggio fatto da chi è rimasto e il controesodo è già in corso. Ho trascorso gli ultimi 10 anni della mia vita all'estero e abbiamo deciso di ritornare qui nella nostra terra e investire nel nostro territorio. E adesso abbiamo investito qua. Grazie all'aiuto dei miei genitori, diciamo, ho aperto questo piccolo mio angolo di paradiso.